Eccoci ragazzi, eccoci qua, perdonate il lievissimo ritardo, ma diciamo che è stata una giornata molto convulsa per il paese purtroppo, perché devo dire che peggio di così oggi non poteva andare. Ho visto e udito delle cose oggi che, ma non esiste in natura, non esiste veramente in natura quello che si è sentito alla Camera in queste ultime ore. Io sono allibito, ragazzi, ve lo dico, sono allibito e sono profondamente arrabbiato, o se preferite incazzato nero. Quindi la diretta di stasera sarà molto, molto, molto arrabbiata. Una delle più arrabbiate, perché quello che ho sentito in particolare da Matteo Renzi, in particolare, ma che ho sentito anche da tutta la Lega da ieri sera, perché hanno avuto questa straordinaria trovata di occupare il Parlamento, poi occupare di cosa non si riesce a capire. Vabbè. Allora, veramente è qualcosa che mi ha molto, molto ferito, arrabbiato. E allora, come voi sapete, quando io, o lo dovreste sapere, quando io sono arrabbiato, l'unica cosa, amore mio, però non mi scrive mentre faccio la diretta, altrimenti non ce la faccio. Scusa, non mi fare questa cosa perché non ce la faccio. Cioè, mi scrive mentre io mi sto arrabbiando, questa mi scrive, neanche mi ascolta la mia compagna. Pensate il dolore inaudito che io provo. Allora, non, sono molto incazzato, ve lo dico parecchio, e quando sono arrabbiato nero, la musica che scelgo è sempre la stessa, perché vi fa subito capire il mood della diretta che state per ascoltare. E allora, visto che il grado di incazzatura da 1 a 10 stasera è più o meno 18.000, l'unica canzone possibile è questa, ce l'ascoltiamo. Nel frattempo voi crescete, dovete condividere a manetta, ve lo dico subito ragazzi, chi non ha ancora condiviso questa diretta lo faccia adesso, perché se quando finisce questa canzone non siamo arrivati almeno a 40.000, io non faccio la diretta, ve lo dico subito. Quindi a manetta condividete, ognuno di voi deve condividere la diretta nella sua pagina e dove vuole. Vai con la canzone incazzata che è questa qua. Non ci si crede, ragazzi, non ci si crede. Quello che ha detto Matteo Renzi soprattutto è allucinante, allucinante, allucinante. E quindi gli SDC se li merita tutti e si merita tante altre cose che sto per dire, ma voi nel frattempo dovete crescere perché siamo soltanto a 40.000. E allora, amici miei, io non farò la diretta se quando sarà finita questa canzone non saremo almeno arrivati a 50.000. E lo scrivo anche nei commenti, chi non lo condivide questa diretta è un porro, è un Salvini e peggio ancora è un Renzi. Lo scrivo anche. Guarda, mi commento alle mie dirette. Vai, eccomi qua. Eccolo qua. La metto anche all'inizio, guarda. Vai. L'ho messo anche in alto il commento, mi raccomando ragazzi. Chi non condivide questa diretta è un porro, un Salvini o peggio un Renzi. Condividete subito, dovete condividere tutti questa diretta. Siamo già a 47.000, ma è poco. Io voglio essere a 50.000 prima che finisca la prossima strofa. Vai, 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 vai. È d'accordo anche Tonio? Matteo Renzi ha avuto il coraggio di dire una cosa stasera che oggi, che non esiste, non esiste. La Lega che occupa il Parlamento, la Santelli che riapre i ristoranti e i bar della Calabria, siamo al delirio in questo paese e il colpevole sarebbe chi? Conte, reo di che cosa? Di operare per salvarci la vita, pensa che colpevole che è Conte, mentre invece gli altri, Renzi, fenomeno Renzi, Salvini, grande Salvini, come sarebbe bello averlo al governo. E Iole Santelli, la nuova Iole Santelli, il futuro della politica, Iole Santelli e Forza Italia. Complimenti ai calabresi che l'hanno votata, Iole Santelli. Geni a gennaio, siete stati fenomeni. Senti là che canzone è questa, che tiro. Questa canzone se la ascoltino anche quelli dei 5 Stelle e il Partito Democratico per avere un po' di grinta e per supplire a questa zavorra politica devastante chiamata Matteo Renzi. Diamoci una svegliata, Zingaretti. Una svegliata, grinta, su, 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 Zingaretti, dai, dai.
e siamo a 57.000, ma potreste anche essere a 60.000. E adesso sapete cosa succede? Che mi alzo un attimo, prendo un bicchiere d'acqua e quando torno voglio che siate a 60.000. Condividete. Ale, ale, ale. Vado a prendere un bicchiere d'acqua e poi ci si scatena. Quanti siete? 60.000, bravi, bravi, bravi. Bravi, 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 bravissimi, meravigliosi, meravigliosi. E allora salite ancora, salite ancora, salite ancora. Quanto manca alla fine della canzone? Un minuto, abbiamo un minuto ancora per condividere tutto e ve lo ricordo, chi non condivide questa diretta è un porro. Ed è anche un Salvini. Ed è soprattutto e peggio ancora un Renzi. Neanche la giacca mi son messo da quanto mi tirano i coglioni stasera. Renzi contro il premier, no populismo, me ne vado. Ma roba da ma... E non è la cosa peggiore che ha detto. Non è la cosa peggiore che ha detto. Io vorrei sapere che colpe abbiamo per meritarci politicamente Matteo Renzi, protetto fino all'altro giorno da quasi tutti i media. La stampa libera che... amava Renzi, il nuovo Churchill. Grandissimi ACDC, grande grinta, ma mi continuano a girarmi molto le palle, ragazzi. Quello che è successo, intanto veramente grazie, perché siamo a un passo dai 70.000, quindi continuate a condividerla perché deve essere una diretta indimenticabile. Cerchiamo di farci forza dopo quello che abbiamo sentito e visto, perché anche il vedere certi personaggi è qualcosa che è semplicemente devastante. Io ho sentito e visto stamattina Borghi che delirava. No, Conte non è un tiranno come sostengono alcuni, ma è un personaggetto bugiardo, io lo conosco, è uno che non sa fare niente, non è il tiranno che dite, è un pescettino che sta consegnando il paese all'Europa. Ma di che cazzo parli, Borghi, che sono 40 anni che spari delle stronzate sull'economia, che ne basterebbero la metà. Tra te e Bagnai siete lo zimbello degli economisti, hai pure il coraggio di parlare. Tra l'altro, fino all'altro giorno eri al governo con Conte, non mi risultava che ti stesse così antipatico. Ma non voglio parlare di pesci piccoli, o meglio, voglio parlare di pesci piccolissimi politicamente, fisicamente lo sono meno piccoli, ma voglio parlare di personaggi che pur nella loro totale evanescenza elettorale, cioè senza alcun consenso, perché se si andasse a votare domani Matteo Renzi prenderebbe meno voti di Tonio e molti meno voti di me, e questo ve lo giuro su quanto di più caro abbia, perché lui spopolerebbe il signor Tonio e tutto sommato anch'io, per quanto non conti nulla nella politica del futuro in termini almeno elettorali e numerici, visto che sono... Per anni ci ha detto che lui era quello del 40%, che lui era quello che aveva vinto tutto nel 2014, ed era anche vero. Ecco, oggi nei sondaggi non ce n'è uno, o forse solo uno, che lo dà sopra il 3%. Stiamo parlando di uno che ha gli stessi voti di Calenda e di Toti, giusto un po' meno. Stiamo parlando del politico più detestato dagli italiani stando ai sondaggi, non a quello che dice Scanzi che non conta niente, ma a quello che dicono i sondaggi. Renzi, quando c'è la fiducia nel premier o la fiducia nei politici, noi si vede Conte, Meloni, Salvini, Zingaretti, Di Maio, poi scendi, penultimo Crimi, proprio dopo che sei sceso tanto, poi all'ultimo posto, proprio quando sei entrato nella cripta dei sondaggi, nella segreta dei sondaggi, proprio nelle fondamenta, negli abissi, negli inferi dei sondaggi, all'ultimissimo posto chi c'è? Renzi. Ma Renzi oggi ha pontificato. E perché ha pontificato? Perché purtroppo, soprattutto al Senato, se toglie l'appoggio al governo Conte 2, che lui ha voluto per primo insieme a Beppe Grillo, anche se per motivi diversi, il governo cade. E cosa ha detto Matteo Renzi oggi pomeriggio?
si era capito dalla mattina, i suoi luogotenenti avevano detto attenzione perché oggi Renzi ne dirà quattro, ci farà capire che lui ne ha abbastanza, e tutti erano terrorizzati, ci siamo tutti cacati addosso dal terrore, chissà cosa ci dirà Matteo Renzi, la paura, l'ansia, l'angoscia, speriamo che Renzi ci illumini la vita, e poi l'abbiamo ascoltato. Allora, il signor Matteo Renzi ha avuto il coraggio di dire, attenzione, perché ve la devo leggere testuale, ultimo appello da Italia Viva, addirittura, ultimo appello da Italia Viva, sai che cazzo d'appello, l'ultimo appello di Italia Viva, questa flotta elettorale, questo partito che ha il 59.000%, questo partito pieno di grandissimi statisti come Faraone, come la Bellanova, come Pelattin, come la Boschi, come Gianni Migliore, sono tutti dei fenomeni straordinari, cioè uno si sveglia la mattina, come la penserà Italia Viva oggi pomeriggio? Speriamo che ci detti la linea. Perché la linea ce la deve dettare Matteo Renzi e Italia Viva, questo partito che sin dal nome ci prende un po' per il culo, un po' come Libero, no? Libero che fa un giornale che si chiama Libero, poi lo leggi e ti rendi conto che non lo è per niente. Italia Viva ha più o meno lo stesso effetto ossimorico. Ma cosa ci ha detto Matteo Renzi oggi pomeriggio dagli scranni del Senato con questa sua, con questo suo fascino dialettico e anche fisico, proprio lo vedi e subito sei inebriato dalla sua bravura, dal suo talento, dalla sua leggiadria, oserei dire, no? Da questa leggiadria, oserei dire, ci ricorda un po' il Brunelleschi, ecco, certe opere del Brunelleschi pensi subito a Matteo Renzi. Ultimo appello da Italia Viva, se sceglie la strada del populismo, noi non ci siamo. Attenzione, ultimo appello da Italia Viva, se sceglie la strada del populismo, noi non ci siamo. Cioè, Matteo Renzi, nel momento più critico della storia d'Italia, cosa ha avuto la bella pensata di dire? Ha minacciato di far cadere il governo dichiaratamente Giuseppe Conte, dentro la pandemia, poco prima della fase 2, che sarà molto più difficile della fase 1 e che ancora non è cominciata e non si sa come comincerà, perché purtroppo i dati sanitari continuano a essere tremendi e non c'è né una cura né un vaccino. E come dimostra la vicinanza al paese e al popolo italiano Matteo Renzi? Minacciando il governo di cui fa parte. E se cadesse questo governo sarebbe un disastro, perché o avremo un governo molto peggiore di quello che abbiamo adesso, con tutti i limiti anche su questo governo, o andremo a votare che sarebbe ancora peggio, perché per mesi saremo sempre senza governo nel momento più difficile economicamente. Ma poi attenzione, cosa ha detto Matteo Renzi? Perché fa questa minaccia? Perché se sceglie la strada del populismo, noi non ci siamo. Io vi prego di sottolineare e di soffermarvi su questa frase, perché è veramente una frase che denota tutto il genio politico di Matteo Renzi. Se c'è un momento storico in cui Giuseppe Conte, che secondo me non è mai stato particolarmente populista, ma non è populista, è questo qua. Cosa cazzo c'è di populista rispetto ad andare, come ha fatto lui 4 sere fa in televisione, e dire a tutti gli italiani, ragazzi, dal 4 maggio continuate a stare a casa? È populismo questo. Casomai è masochismo o sadismo. Che populismo è? Secondo Matteo Renzi questo atteggiamento porterebbe a Conte dei consensi, ma se milioni di italiani lo vorrebbero inseguire col forcone, perché ci tiene ancora in casa. Dov'è il populismo? Il populismo è quello di un uomo come Giuseppe Conte, che sembra, almeno credo io, avere a cuore così tanto gli italiani da mettere al primo posto la loro salute e poi, molto poi, il consenso politico del Conte stesso, oppure è populismo quello di Renzi, che dice agli italiani apriamo tutto, ben sapendo, perché Renzi è intelligente quando vuole, ben sapendo che non si può aprire assolutamente niente perché siamo ancora nella merda. Chi è populista? È Conte. E quello che ha detto di totalmente impopolare domenica sera, o è populismo quello di promettere la luna quando non ce l'avremo mai la luna, men che meno il 4 maggio, l'11 maggio e il 18 maggio? È populismo quello che sta cercando di fare Conte questo governo, o è populismo quello che dice Renzi, che è sostanzialmente identico a quello che dice Salvini e a quello che dice la Meloni? Ma non è neanche la cosa peggiore che ha detto Matteo Renzi, ed è questa la cosa che mi ha fatto profondamente incazzare. Perché sai, finché dice queste cose qua, si sa, lui se potesse farebbe cadere il governo, non lo fa cadere perché nessuno lo vota, e allora è lì disperato, che spera, è lì che me lo immagino, che azzichetta nel Parlamento, incontra quello, incontra quell'altro, gli dice di sottecchi, oh, lo facciamo cadere quello stronzetto lì, non lo chiama stronzetto per carità, ma insomma, lo facciamo cadere quell'insopportabile, diciamo così, quell'insopportabile di Giuseppe Conte, facciamolo cadere che non lo sopporto. E magari facciamo un governo noi della Lega, voi della Lega, magari un po' più buoni, Salvini lo teniamo calmo, magari la Lega di Zaia, e poi ci mettiamo dentro i meloniani, quelli un po' più garbati, ammesso che esistano, poi ci mettiamo Berlusconi, perché tanto Renzi e Berlusconi sono la stessa cosa, con l'unica differenza che Berlusconi è bravo, almeno come genio del male, Renzi neanche quello, e ci mettiamo tutti quelli che ci stanno, tranne i 5 Stelle e Conte stesso, per l'amor di Dio. Poi Conte neanche un parlamentare, quindi non ci starebbe per forza di cose. Ma non è questa la cosa peggiore. La cosa peggiore è che il signor Matteo Renzi ha avuto il coraggio di dire
I morti di Bergamo ci direbbero ripartite anche per noi. Cioè, ragazzi, Matteo Renzi ha avuto il coraggio di dire questo. Ha avuto il coraggio di scomodare i morti di Bergamo e di Brescia per fini, non voglio dire elettorali perché non voglio arrivare a tanto, ma per fini retorici. Cioè, per dare più forza a quello che è un messaggio, secondo me, inaccettabile, cioè voler riaprire tutto, ben sapendo che non si può aprire tutto, mentre siamo 92.000, se non ho visto male siete completamente pazzi, ma non è abbastanza, dovete ancora condividere tutto perché vi amo follemente, e quindi più condividete più Renzi soffrirà. La cosa più allucinante non è tanto questa, ragazzi, non è il dire... dialetticamente dare forza a un messaggio che secondo me è devastante, cioè riapriamo tutto quando non si può riaprire tutto, ma è utilizzare addirittura l'immagine dei morti di Bergamo e di Brescia per dare forza a questo messaggio che di per sé è scellerato, ma che in questo modo diventa semplicemente inaccettabile. Ma stiamo scherzando? Pur di ottenere il mio consenso politico, cioè di farvi credere che la cosa più giusta sia quella di riaprire, non si sa bene cosa e come, visto che la pandemia continua a volare imperterrita, soprattutto nelle regioni del nord, che sono quelle da cui dipendiamo noi, perché è chiaro che il traino economico, il traino industriale arriva dalla Lombardia, dal Veneto, che sono le regioni messe peggio, il Piemonte, l'Emilia-Romagna. Pur di ottenere questo, tu arrivi a dire, leggo il virgolettato che è quello che sta circolando in queste ore, quando diciamo di riaprire, questo l'ha detto Matteo Renzi al Senato, ragazzi, 3-4 ore fa, quando diciamo di riaprire, onoriamo quei morti. La gente di Bergamo e Brescia, che non c'è più, se potesse parlare ci direbbe di riaprire. Ma stiamo scherzando. Ma Matteo Renzi, oltre a essere diventato un virologo a mia insaputa perché si è permesso di contestare l'istituto, il comitato tecnico-scientifico, che aveva fatto delle previsioni secondo lui folli, perché quando Ranieri Guerra, il comitato tecnico-scientifico, ha asserito che se avessimo aperto tutto il 4 maggio ci sarebbero stati 151.000 malati bisognosi di cure nel reparto intensivo e noi abbiamo 10.000 posti, e Renzi ha detto è folle e non si capisce dall'alto di quale fava abbia detto una cosa del genere, forse dall'alto di sto cazzo, non mi risulta che il signor Matteo Renzi sia diventato virologo, infettivologo, ma magari sbaglio io, è diventato anche questo, oltre a essere il più grande costituzionalista nella storia dell'universo, evidentemente è anche diventato infettivologo. Ma oltre a tutto questo, come se non bastasse, mi mette il carico da 11 il signor Matteo Renzi e arriva ad asserire, quando diciamo di riaprire, onoriamo quei morti. La gente di Bergamo e Brescia che non c'è più, se potesse parlare ci direbbe di riaprire. Cioè tu sei diventato un medium, Matteo Renzi. Chi te l'ha detto che i morti di Bergamo e di Brescia, premesso che secondo me neanche dovresti nominarli per una questione di decenza e di rispetto nei confronti delle vittime e dei parenti delle vittime, ma diciamo che tu volevi avere rispetto e ti è venuta male la frase. Pensa quanto sono benevolo nei tuoi confronti. Diciamo che faccio finta, anzi, voglio credere al fatto che tu volevi dire un'altra cosa e ti è uscita male. E non mi stupirebbe perché come retore, come arza dialettica sei sempre stato un disastro, diciamo un panariello venuto peggio. Ma questa è una mia valutazione puramente dialettica. Nessuno deve essere Cicerone o deve essere bravo come, non lo so, come Giulio Cesare o come Roosevelt quando parla, non lo devi essere, diciamo che la tua dialettica è quella che è, e diciamo anche che volevi dire un'altra cosa. Chi te l'ha detto che i morti avrebbero voluto riaprire tutto dal 4 maggio? Su quali basi asserisci una cosa del genere? E cosa ti permette di asserire una cosa del genere dentro un luogo sacro che tu volevi disintegrare come il Senato? Chi ti dà l'autorizzazione, il permesso e il diritto di dire una cosa del genere? Tra l'altro, se io volessi fare il medium, amico mio, e non siamo amici né mai lo saremo, e questo è un vanto che ho nei confronti di me stesso, quello di avere sempre avuto chiaro chi eri tu. L'ho sempre saputo sin dal 2013. Ci voleva poco, ma l'ho sempre capito, amico mio, si fa per dire Matteo Renzi. Se proprio io volessi fare una previsione, se volessi immaginarmi cosa penserebbero oggi quelle povere vittime del Covid di Bergamo e di Brescia, e non solo di Bergamo e di Brescia, non ci penserei, perché di sicuro non mi immaginerei una cosa del genere. Ma se proprio uno con la pistola alla tempia mi dicesse, secondo te cosa vorrebbero oggi le vittime del Covid di Bergamo e di Brescia? Io non risponderei, ma con la pistola puntata alla tempia, costretto, sai cosa direi? Direi, io credo che ci direbbero di avere calma. Credo che ci direbbero di avere molta, ma molta pazienza. E sapete perché? Perché molte di quelle persone che se ne sono andate a Bergamo e Brescia, se ne sono andate anche perché parte della politica lombarda, ma pure Asso Lombardia, ma pure Confindustria Lombardia, hanno operato perché non fosse fatta in tempo la red zone, la zona rossa nella Val Seriana, rendendo disastrosa, drammatica e terrificante la situazione in paesi come Alzano Lombardo e Nembro.
e a non volere il chiudi tutto, bensì l'apri tutto, che vorrebbe oggi Matteo Renzi, furono la Regione Lombardia, che non aveva fatto abbastanza per fare subito la zona rossa e ha dovuto aspettare che la facesse il governo italiano su scala nazionale, ma sono stati anche gli industriali. Quando Bonometti, il presidente di Confindustria Lombardia, ha avuto il coraggio di dire settimane fa: sì, siamo stati anche noi a combattere e a volere il no zona rossa perché non ce lo potevamo permettere, e comunque la malattia si è propagata per colpa anzitutto degli animali, perché c'è molto bestiame in Lombardia, soprattutto a Brescia e Bergamo. Ecco, forse anche per quello, anzi sicuramente anche per quello che sono morte quelle persone. E tu credi che quelle persone che sono morte anzitutto per ovviamente la ferocia e la cattiveria del virus, ma anche per una certa dabbenaggine, voglio utilizzare questa parola molto benevola, da parte della politica e degli industriali, oggi secondo te avrebbero come premura quella di dire al presidente Conte: riapriamo tutto? Ci stiamo rendendo conto e ci rendiamo conto di quello che ha appena sostenuto Matteo Renzi? Insisto, non è più un discorso soltanto politico, è un discorso anche morale, mi permetto di dire, perché è del tutto lecito sostenere che Conte magari non sia in grado di gestire questa vicenda. Ci sono persone che lo dicono anche con garbo, penso per esempio a Calenda. Ci saranno persone che lo pensano anche dentro i 5 Stelle, dentro il Partito Democratico, dentro Forza Italia, che rispetto ai toni della Lega e della Meloni e di Renzi sembrano diventati intellettuali anche quelli di Forza Italia. Pensa come siamo messi. Ma non si dovrebbe arrivare mai a un livello del genere. Utilizzare i morti di Bergamo e Brescia per una maggiore, si fa per dire, forza dialettica, cercando di imporre un messaggio che è scellerato sia a livello sanitario sia a livello politico. È qualcosa di una gravità allucinante e sconcertante quello che si è appena visto. Allucinante e sconcertante. Nel frattempo, ragazzi, siamo a 98.000, quindi io vi chiedo un regalo ultimo, uno scatto di reni, cerchiamo di arrivare a 100.000 e facciamo questo record clamoroso. Vi chiedo questo piccolo record e questo scatto di reni, anche perché non ho minimamente finito nella mia diretta, perché siamo appena all'inizio, ragazzi. La frase di Matteo Renzi io la trovo veramente una di quelle cose che mi ha fatto male. Ecco, io non sono, in realtà io ho cominciato la diretta dicendo sono incazzato. Sì, sono incazzato, ragazzi, però sapete che c'è che anzitutto io mi sento molto ferito, perché io non la voglio questa gente qua in Parlamento, ragazzi. Io non posso credere che quello che è un governo che con tutti i limiti del caso sta cercando follemente, ferocemente di salvarci anzitutto la vita e poi di farci ripartire economicamente dipende, sia ostaggio di un uomo che utilizza queste metafore, che dice queste parole, che le dice in Parlamento, che tiene per le palle in maniera sadica Giuseppe Conte e questo governo, pur avendolo voluto lui, e che in realtà nella natura non conta niente perché, insisto, nessuno lo voterebbe. C'è una parte di me che vorrebbe dire al PD, ai 5 Stelle, a Bersani, a Speranza: vediamolo sto bluff. Se tanto Matteo Renzi può far cadere il governo, ma fa sempre questi penultimatum, perché lui fa gli ultimatum, poi però torna subito un po' indietro, ci avete fatto caso? Non ha detto o fate questo o io faccio cadere il governo, ha fatto un ultimatum un po' castrato, cioè sai, proprio quelle cosine che sì, ti sto per dare il cazzotto, però poi lo ritraggo perché forse mi faccio male nel darti il cazzotto. Quindi non si è ben capito qual è l'ultimatum, no al populismo cosa vuol dire, cosa chiedi concretamente, perché? Perché non lo può fare fino in fondo il bluff, non lo può fare fino in fondo l'ultimatum a Matteo Renzi, perché rischierebbe veramente di andare a votare. E se si va veramente a votare, mentre fatevi un applauso perché abbiamo superato i 100.000, che quindi siamo oltre ogni leggenda, finalmente il mio social media manager la smetterà di rompermi i coglioni dicendomi dobbiamo raggiungere i 100.000. Ecco, l'abbiamo raggiunto, adesso smetterà di rompermi le palle. Tommaso, spero che tu sia contento. Ma il punto, ragazzi, è che c'è veramente una parte di me che direbbe vediamolo sto bluff. Veramente vuoi andare a votare, amico mio Matteo Renzi? O andiamoci a votare, dai, dai. Sarebbe bello che Zingaretti, Di Maio, Conte e Speranza lo prendessero in un angolo e gli dicessero: oh, fenomeno, visto che ti stai atteggiando a sto cazzo ma conti meno di Toti, conti meno della Bonino e conti meno di Calenda, andiamoci a votare. O vediamoci in quanti ti votano. E magari, quando poi si fa cadere il governo, nel frattempo ci si muove, perché a questo punto se si deve giocare scorretto si gioca scorretto, ci si muove e si cerca di trovare i cosiddetti responsabili laddove non si credeva che ci fossero. Per esempio dove? Magari qualche ex 5 Stelle. Gli ex 5 Stelle che improvvisamente c'ha la lebbra, non credo che De Falco c'abbia la lebbra, per dirne uno. Poi, ragazzi, con tutto il rispetto, parliamoci chiaro, siamo dentro una pandemia. State al governo con gente come Renzi, la Bellanova e Marattin o Lascani, tutto sommato, ragazzi, se dovete prendere qualche ex 5 Stelle o qualcuno Calenda o magari qualche berlusconiano improvvisamente redento sulla via della pandemia, ragazzi, facciamolo. Se si deve giocare sporco e se si deve salvare questo governo, che per me è una benedizione,
in questo tempo storico, una benedizione in questo tempo storico. Allora giochiamo in maniera scorretta. Vuoi fare il fenomeno, amico mio Renzi? Lo faccio anch'io il fenomeno. Vuoi vedere il bluff? Fammi vedere le carte che hai in mano. Non c'hai un cazzo in mano. Ok, adesso dimostrami che veramente sei in grado di far cadere il governo e dimostrami che sei in grado di andare poi a votare, perché non ci deve essere nessun'altra maggioranza in questo Parlamento, e se non ci stanno i 5 Stelle non c'è altro governo possibile, a meno che Zingaretti non voglia governare con la Meloni, ma mi sembrerebbe abbastanza ardito. Si va a votare e poi vorrò vedere quanti italiani perdoneranno Matteo Renzi, soprattutto quelli di sinistra, per avere portato il paese dentro una pandemia, in una tragedia mondiale, mondiale, al voto, quando tutti gli altri paesi hanno come unico obiettivo quello di fare squadra e poi dopo si litiga, mentre noi andiamo a votare per il ghiribizzo del genio di Rignano sull'Arno. Andiamoci a votare, facciamo i fenomeni, facciamoli sul serio Matteo Renzi. Un mio caro amico Alessandro Becchi, grande scrittore giallista e grande autore anche per il Fatto Quotidiano, ha scritto sulla sua pagina Twitter a proposito delle frasi su Bergamo e Brescia di Matteo Renzi, ha scritto questo Alessandro Becchi. La frase sui morti di Bergamo e Brescia, che se potessero parlare ci direbbero di riaprire, Renzi, contiene un'infinita volgarità e un ripugnante disprezzo per il dolore degli altri. Niente di umano, niente di politico, solo miseria. Questo l'ha detto Alessandro Becchi e mi sembra che chiuda con una rara lucidità quello che io ho cercato di dirvi con un trasporto che non rinnego, perché insisto, sono più ferito, frastornato e deluso da buona parte della classe dirigente e anche, questo sì, incazzato nei confronti dei tanti che fino all'altro giorno mi insultavano perché provavo a dirgli, anche quando era il leader del Partito Democratico, guardate che Renzi è questo qua. Tutta questa messe di cose nella testa ha fatto sì che quando ho sentito questa frase su Bergamo e Brescia e sulle vittime, su quelle povere vittime di Bergamo e di Brescia, ecco, a quel punto il vaso è stato colmo. A quel punto ho detto faccio una diretta in cui dico tutto quello che penso e a giudicare da quanti siete intuisco evidentemente che non sono l'unica a pensarla così. E magari ragazzi fosse l'unica cosa che è successa oggi, perché oggi è successo, è come se si fosse dato appuntamento il peggio della politica italiana, è come se tutti si fossero dati appuntamento, avessero detto ascolta a che ora ci si trova, alle 3 di pomeriggio, perfetto, che si fa? Si dà il peggio di noi stessi. Questo è successo, ascoltando l'intervento della Meloni, ma vedendo anche la baracconata che ha fatto la Lega da ieri notte, occupiamo il Parlamento perché il governo deve restituire e ridare le libertà istituzionali e il rispetto delle regole costituzionali al paese. Ma di che cazzo parlate, amici della Lega, amici si fa per dire? Ma quando sarebbe stata sospesa la Costituzione, la libertà costituzionale? Intanto voi non sapete minimamente di cosa si parla quando si parla di Costituzione. Voi che combattete per il rispetto e il ripristino delle libertà istituzionali e costituzionali, e siete gli stessi che vorreste Orbán in Italia o vorreste avere i pieni poteri come Orbán, il vostro problema non è che Conte ha i superpoteri o i pieni poteri, e non è vero, il vostro problema è che li vorreste avere voi, quindi non combattete voi per una democrazia che c'è ancora, ma voi combattete perché quegli ipotetici, immaginari pieni poteri li vorreste voi. Se li aveste, a quel punto vi importerebbe una sega della Costituzione, a voi sì, vi importerebbe una sega, mentre invece a Conte interessa al punto tale che non Scanzi, che non conta niente. Diciamo che Scanzi dice delle sciocchezze, è un imbecille, è un coglione, me lo dico da solo, va benissimo, e tutti questi 102, 103 mila che mi stanno guardando e i 2 milioni che guarderanno sta diretta, anche 3 milioni quando ci saranno tutte le visualizzazioni ferme, sono tutti imbecilli. L'unico intelligente è Renzi, l'unico intelligente è Salvini, l'unico intelligente è la Meloni. Lo do per scontato, l'imbecille sono io. Ma non l'ha detto l'imbecille Scanzi, l'ha detto Mattarella. Mattarella ha detto testuale, allo stato attuale, considerata la situazione che stiamo vivendo, non c'è stata nessuna forzatura della Costituzione. Lo dice Mattarella. Ora ragazzi, vogliamo credere a Mattarella o vogliamo credere a Renzi? Uno che voleva scrivere e far riscrivere la Costituzione, prima bombardandola e poi facendola riscrivere alla Boschi e a Verdini. Stiamo scherzando. A chi volete credere? A Mattarella o a Renzi? O alla Boschi? O a Verdini? O a Salvini? O alla Meloni? Ma Salvini per tutta la notte ha fatto questa baracconata. Combattiamo per riavere la libertà costituzionale, combattiamo perché dobbiamo uscire tutti, siamo pronti. Siamo pronti a fare questa fava, amico mio Matteo Salvini. Siamo pronti a fare che? Siamo pronti a fare cosa? E vedi questi interventi
Borghi, che insulta serenamente, tratta come un minorato mentale Giuseppe Conte. Calderoli, è tornato anche Calderoli a pontificare. Calderoli ha detto: domenica vado a messa, e già si è udito proprio un coro fragoroso. E sti cazzi, sinceramente, domenica vado a messa, Conte me lo impedisca se vuole. Aggiungendo: sono cristiano cattolico praticante. E in effetti Calderoli è proprio uno che ti dà la sensazione di essere il cattolico cristiano praticante. Cioè proprio tu lo vedi proprio quando pensi al cristianesimo, al cattolicesimo, ai valori proprio fondanti di qualsiasi religione, tu pensi anzitutto a Calderoli, uno che voleva castrare i richiedenti asilo, uno che ha fatto delle uscite razziste, xenofobe, un uomo proprio straordinario. Ecco, la Lega è questa. C'è stato anche un altro fenomeno, adesso non mi ricordo il nome, ma un altro fenomeno che ha persino aggredito un collega del Partito Democratico. Tra l'altro non stava succedendo niente, ho visto anche questo il racconto. C'era semplicemente, credo, Centinaio della Lega, ex ministro del governo precedente, che stava dialogando con un collega del Partito Democratico. È arrivato questo fenomeno, adesso sto cercando il nome, prima o poi lo trovo, questo fenomeno della Lega, mi sembra che sia di Fiumicino, ma posso sbagliare, è arrivato, boom, e si è messo a dare lo spintone a questo del Partito Democratico. Così, lo spintone a caso, così, improvvisamente. Cioè, fanno anche i bulli questi. Poi, chiaramente, quando li scopri, è come quando li scopri sui social che cancellano, convinti che nessuno l'abbia visto quello che hanno scritto, e quindi cancellano, ma nel frattempo tutti hanno fatto lo screenshot. Qui è ovvio che è successa la stessa cosa, non è che in Parlamento non ti vedono. Il genio si chiama William De Vecchis, anonimo senatore della Lega. È uno che ha visto Mirabelli del Partito Democratico e si è messo a spintonarlo, così. Siamo anche all'aggressione fisica, oltre ovviamente all'aggressione verbale. E alla reiterazione, non mi stancherò mai abbastanza di dirlo, ragazzi, alla reiterazione di qualcosa che è impossibile, osceno e pericolosissimo. Cioè, riaprire tutto. Io vorrei riaprire tutto, ragazzi. Ma voi pensate che ci sia un italiano contento di stare in casa? Voi pensate che i governi che impongono alla loro cittadinanza, agli elettori, ai concittadini di stare in casa siano contenti? Voi pensate che Conte stia godendo a prendere le decisioni che sta prendendo? Voi pensate che quello che ha fatto domenica Conte fosse una cosa facile? Ma veramente c'è qualcuno che crede che Conte si stia divertendo nel vivere quella che è una situazione che nessuno vorrebbe vivere? Io quando l'ho visto domenica sera in televisione, se mi giro di qua è perché c'ho la televisione qua, non è che c'ho la labirintite, forse anche quella, ma non me ne ero accorto. Io lo vedevo, soprattutto i primi 15 minuti, ma era un uomo disintegrato, Giuseppe Conte. Ma neanche riusciva a parlare, ed è un ottimo oratore a differenza di Renzi e di Salvini. Già meglio Salvini di Renzi, Renzi anche dialetticamente è una rottura di palle allucinante. Non ce la faceva neanche a parlare. Ha sbagliato anche qualche consecuzio. Si è incasinato con le subordinate. È un uomo disintegrato, stanco, ferito. E uno come Conte, secondo voi, è uno che sta godendo nel dirci di stare a casa? Non ci sono alternative, ragazzi. Ve l'ha spiegato anche ieri Ranieri Guerra. Ce lo stanno spiegando gli esperti, quelli veri, non i virologi presunti come Renzi, gli esperti veri. Non è cambiato niente rispetto al 20 febbraio, ragazzi. Non c'è una cura, non c'è un vaccino. È ovvio che siamo messi male. È ovvio che più stiamo chiusi, più sarà in ginocchio questo paese. Certo che è così. Ma riaprire tutto a caso, senza permetterselo, senza poterselo permettere, sarebbe devastante. Intanto perché se ripartiamo e poi ci fermiamo fra 2-3 settimane, sarebbe un crollo peggiore di quello attuale. E poi perché nel frattempo morirebbero altre persone. Ci rendiamo conto la responsabilità che è caduta addosso a un governo che neanche voleva nascere, fatto da persone che non volevano neanche vedersi a distanza di un metro, altro che distanza di sicurezza. Fino a 6 mesi fa Di Maio e Zingaretti, ma sai la distanza di sicurezza che rispettavano? Ma si guardavano a chilometri di distanza. Sto governo, con tutto il casino che aveva, gli è pure caduto addosso questo meteorite ed è lì che si muove barcollando. E persino Renzi, che se fosse stato e se fosse scaltro, se fosse anche consigliato da amici veri, avrebbe potuto godere, intendo dire politicamente, elettoralmente, di questa situazione. In che senso? Nel senso di dimostrare finalmente, forse per la prima volta, di avere a cuore anzitutto il bene del paese e poi il proprio tornaconto elettorale. No, neanche dentro una pandemia ce l'ha fatta politicamente Matteo Renzi, almeno secondo me. Ma tutti gli altri ci stanno provando. E ci stanno provando al punto tale, Di Maio, Zingaretti, Speranza, Bersani, Conte, che stanno cercando di traghettare un paese devastato, ferito, deriso e disgregato, avrebbe detto Rino Gaetano in Mio fratello e figlio unico, dentro una pandemia, dicendoci anche quello che ci dicono gli amici veri quando ti vogliono veramente bene e ti danno una brutta notizia. Ci sono tante serie televisive, mi viene in mente a volte il dottor House, quando dava delle notizie terrificanti ai pazienti, i pazienti si incazzavano giustamente col dottor House, perché il dottor House aveva un carattere di merda e perché gli diceva ha una malattia terrificante.
Poi però a volte il dottor House le salvava, anzi quasi sempre le salvava i pazienti. E allora c'era sempre la domanda alla fine di ogni puntata, che era un po' il claim della serie televisiva: preferite un medico garbato che ti tiene la mano mentre morite o un medico che ti manda a fanculo ma nel frattempo ti salva la vita? E più o meno qui siamo uguali, ragazzi. Uscendo dalla metafora della serie televisiva e del dottor House, che a me piaceva anche parecchio oltretutto, la situazione è quella. Magari Conte sarà stato feroce domenica sera. Magari Conte sarà stato anche un po' stronzo con noi, con i nostri sogni, con le nostre utopie, con le nostre passioni, con il nostro desiderio di uscire a mangiare una pizza con la nostra compagna, di abbracciare i nostri amici, di riprendere la moto, di fare quello che volete. Però l'ha fatto probabilmente per il nostro bene, soffrendo, risultando antipatico, risultando anche incerto dialetticamente. Però l'ha fatto perché non poteva fare altro. E allora un'altra cosa che voglio dirvi, ragazzi, che è molto grave, molto grave, e mi ha fatto profondamente incazzare anche questa, sapete qual è? È quello che è successo in Calabria. Allora ragazzi, qui bisogna mettere le cose in chiaro, perché, e qui la chiudo perché tanto ormai si parla tra noi. Allora qui ragazzi bisogna assolutamente che sia chiara una situazione. Ci sono delle fasi storiche, amici miei, in cui non c'è più spazio per la divisione politica. Ci sono delle fasi storiche strazianti in cui la storia si presenta di fronte a noi e prorompe nelle nostre vite, la storia con la S maiuscola, ed è la storia che ci dice: ragazzi, non c'è più tempo per farsi le seghe, non c'è più tempo per litigare, non c'è più tempo per gli istinti di bottega, non c'è più tempo per le baruffe chiozzotte, c'è tempo soltanto per fare squadra e uscire dalla tempesta. E a voi sembra che questo sia stato l'atteggiamento che ha portato tale Iole Santelli in Calabria a decidere ieri notte, contro tutto e contro tutti, di riaprire i bar e i ristoranti all'aperto? Su quali basi hai riaperto, Iole Santelli, bar e ristoranti? Prendendo una decisione per cui sei stata criticata anche dai sindaci calabresi di destra, che sicuramente hanno avuto la colpa di votarti. Su quali basi? Amica mia Iole Santelli, chi ti dà l'autorizzazione di prendere una decisione così scriteriata, pazza, che va contro qualsiasi logica e qualsiasi parere espresso più volte da qualsiasi medico dotato di sale in zucca? È chiaro che qualsiasi fuga in avanti anticipata, senza l'autorizzazione del Comitato Tecnico Scientifico, prima ancora che del governo, è una follia. Io lo capisco che l'Umbria voglia aprire prima della Lombardia. Io sto ad Arezzo. Arezzo è a 40-50 km da Perugia. Quando abitavo a Cortona, Cortona è a 10 km neanche dall'Umbria. In Umbria non ci sono casi, per fortuna, di Covid. Ce ne sono pochissimi. È ovvio che l'Umbria vuol ripartire, è ovvio che il Molise vuol ripartire, è ovvio che la Basilicata vuol ripartire, eppure la Calabria, perché per fortuna al sud per ora non ci sono tanti casi, tranne forse un po' in Campania, e anche in Puglia, meno male. Ma non ci si può permettere ancora, perché presto. Ranieri Guerra ieri sera ha detto una cosa su cui io insisterò sempre tanto perché è importante, ragazzi. Ranieri Guerra, che è una delle figure più autorevoli del Comitato Tecnico Scientifico che sta aiutando il governo Conte, ha detto una cosa molto importante che noi abbiamo sottovalutato, cioè l'Umbria, la Calabria, quello che volete voi, è convinta di potersi permettere di riaprire subito, ma sapete qual è il problema? Che in Umbria, proprio perché c'è stato poco il virus, non sono pronti a debellarlo, o per meglio dire, sono più suscettibili e ricettivi. Cioè a dire, mentre purtroppo in Lombardia, in Veneto, in Emilia-Romagna e in Piemonte è arrivata una tale grandinata quantità di cazzotti e di casi di persone malate che in qualche modo si è sviluppata probabilmente una piccolissima immunità di gregge, in Umbria no, in Calabria no, in Molise no. E allora se disgraziatamente c'è una piccola scintilla e scatta quella scintilla in Umbria, in Molise, in Basilicato, in Calabria, e magari in Calabria esplode quella piccola scintilla, quel piccolo focolaio, per carità, speriamo di no, ma esplode per colpa anche di decisioni del cazzo come quelle che ha preso qualche ora fa la giunta calabrese, votata da qualche scienziato o da maggioranza di scienziati, è un disastro, perché a quel punto il Covid non avrebbe freni, o ne avrebbe molti meno dei freni che hanno, purtroppo per loro, in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna, in Piemonte, in Toscana e in quelle regioni che sono state più colpite rispetto alle altre regioni meno colpite. La decisione della Santelli è pericolosissima, è scriteriata, ma non perché va contro Conte, perché anche Conte avrà fatto le sue cazzate, ma perché va contro il buonsenso. Ed è questa, insisto, la gravità profonda delle parole di Matteo Renzi. Non tanto che lui sia contro Conte, vuol far cadere il governo Conte, per me sarebbe un disastro, anche perché tutti i governi che potrebbero nascere a parte questo saranno sicuramente peggiori di questo.
Però pazienza, ok, vuoi far cadere il governo, sei un bambino bizzoso a cui hanno tolto il giocattolo che vorrebbe tornare a Palazzo Chigi e non ci tornerai mai, te lo dico Matteo Renzi, spero di non finire su Blob per questa dichiarazione, ma spero che tu non ci tornerai mai perché sei veramente prossimo al disastro totale politico, anche se in questo paese tutto può essere, quindi diciamo che c'hai possibilità persino tu. Ma non è tanto il punto politico, ragazzi, è il punto del pericolo insito nel dire riapriamo tutto. È pericoloso. E allora sarebbe bene e sarebbe bello che anche le persone più antipatizzanti nei confronti di Giuseppe Conte, di 5 Stelle, del Partito Democratico, di Liberi Uguali, di questo governo, avessero un minimo di buonsenso, di logica e di raziocinio e dicessero ok, non mi piace questo governo, però almeno utilizzo determinati toni, almeno mi disinnesco un po' da un punto di vista dialettico e almeno, e questo sarebbe stato veramente fino a qualche ora fa, qualcosa che neanche avrei mai pensato, neanche avrei immaginato, sarebbe stato veramente il minimo sindacale, almeno il buon gusto di non scomodare le vittime di questa straziante pandemia per fini, diciamo così, qualche parola voglio utilizzare, dialettici, non voglio dire propagandistici, voglio dire dialettici, che è quello che è successo qualche ora fa da parte di un presunto leader della presunta il presunto centro-sinistra italiano. Questo vi volevo dire, ragazzi. Mi fermo qua, anche perché che ore sono? Sono le 7.43, siete ancora 97.000, 96.000, una roba allucinante. Ho visto che siamo arrivati. Quanto siamo arrivati, piccola? 103.200. 103.200, mi dicono, che è una cifra allucinante. È una diretta che rimarrà sicuramente nella storia di Facebook, perché veramente, non so che diavolo sia successo, lo capirò fra qualche mese quello che è successo, però vi ringrazio. Siete meravigliosi, siamo bravissimi a farti compagnia in un momento davvero molto molto difficile, che a me fa profondamente rabbia e tanta tanta malinconia, davvero insisto, quello che ho provato quando ho sentito le parole e certi toni di Matteo Renzi è stata anzitutto una malinconia, è come se avessi persino smesso di ritenerlo il peggior politico della storia repubblicana, almeno tra gli ex presidenti del Consiglio. Ho pensato che non c'è proprio speranza e spero che domani un po' di energia mi torni, ma la botta che ho visto oggi, o che ho vissuto oggi, ascoltando certi leader della maggioranza, solo Renzi, e dell'opposizione praticamente tutti, insomma è stata una bella serie di cazzottoni in faccia che ci siamo presi tutti, ma vedrai che domani, come cantava Fabrizio De André, andrà meglio. Ciao belli, godetevi Fabrizio De André sicuramente, godetevi Peter Gomez sul 9 tra poco con Sono le 20 e noi ci vediamo domani ad Accordi e Disaccordi e poco prima di Accordi e Disaccordi farò la diretta dalla pagina del Fatto Quotidiano e più o meno sarà una diretta attorno alle 21.20, 21.25. Mi raccomando, continuate a condividere questa diretta, continuate a iscrivervi a questa pagina e continuate a esserci e a stimolare questo dibattito che ci fa tanto tanto bene, almeno a me e spero anche a voi. Ciao belli!